Salut. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 28. Et d'habitude, la leçon 28, qui parle de la météo, correspond à une des premières leçons de la deuxième année de français. L'abitudine, questa lezione qui è una delle prime del secondo anno. Quindi cominciamo questo secondo anno a distanza, registrato. Ed è il meteo, quindi è tutto lessico, sia questa sia la prossima. Quindi nel secondo anno, oltre a fare tanti tempi verbali nuovi, si imparano evidentemente, inevitabilmente, tante parole in più. Occhio che il meteo in francese è femminile, la météo, d'accord? Allora, le soleil, il sole, la pluie è la pioggia. Attenzione perché piove, verbo impersonale, sarà sempre la terza singolare ovviamente, il pleu si dice e il verbo è il verbo pleuvoir. Tutte le espressioni di tempo in senso meteorologico in francese saranno introdotte da il, ok? Vedete qua c'è il pleu, il grêle, il neige e sotto poi andremo a vedere fa freddo, fa caldo, il fait chaud, il fait froid, eccetera. Quindi non vi dimenticate il soggetto perché come sapete non è mai sottinteso in francese. Piove in italiano è corretto dirlo, in francese no, bisogna mettere un soggetto che sarà il. Il pleu piove, pleuvoir è l'infinito. La grêle è la grandine, grandina, verbo grêler, secondo e primo gruppo, scusate, il grêle. Ve li ho messi in rosa, come oramai sapete, grêlé, neige, gelé e poi anche altri in fondo, perché sono verbi di primo gruppo, lezione 6, che possiamo aggiungere alla lista, diventeranno sempre di più. La neige è la neve, nevica si dice il neige, oppure se nevica fa freddo, si congela, si gela, il gel, e i verbi all'infinito sono neige e gelé. Les nuages sono le nuvole. Sappiate che la nuvola femminile in italiano e in francese no, è maschile, è le nuage. Il cielo può essere nuvoloso, nuage. Il cielo può essere bleu. Le ciel è dégagé, è quando è terso, limpido, che si dice anche limpide. L'averse è l'acquazzone. L'orage è il temporale. Une éclaircie, occhio alla pronuncia, è una schiarita. Le verglas è il ghiaccio, quello che ci sta sulle strade. E le brouillard è la nebbia, altro articolo differente dall'italiano, perché la nebbia è femminile, in francese no. È il nebbio, le brouillard. Come possono essere le temperature? Le temperature, qua facciamo proprio le previsioni meteo, le temperature sont en hausse, sono in rialzo, e il verbo è augmenter, primo gruppo, coniugato, qua l'ho coniugato, si può dire anche le temperature augmentent, oppure le temperature sont en baisse, sono in calo, verbo baisser, sempre primo gruppo, eccolo qua, le temperature baisse. Le metto in rosa, così è tutto, no, non ci si riesce adesso, va bene, scusate, ho fatto un pasticcio. Comunque sappiate che il verbo è augmenter, così avrei voluto metterlo in rosa e l'ho dimenticato. E baisser, è il verbo calare, baisser, il riconiugo, augmenter e baisser. Les températures sont en hausse, les températures sont en baisse, oppure les températures augmentent, les températures baissent. Fa freddo e fa caldo. Eccoli qua. Il fait chaud, caldo. Il fait froid, freddo. Ovviamente il fait très froid, très chaud, se fa tanto caldo, tanto freddo. Il fait beau, fa bello. I francesi usano il verbo fare spesso per il meteo. In italiano è più corretto dire è bello, è bel tempo. Il fait beau, stessa cosa, fa brutto. Il fait mauvais, attenzione a questa parola, oramai però, insomma, dopo 25 lezioni, 27 quante sono, lo sapete, A, U si legge O, A, I si legge E, S, silenziosa. Il fait mauvais, fa cattivo tempo, fa bello, il fait beau, il fait mauvais,
il fait 25 degrés, mi sono inventata che fanno 25 gradi. Occhio che in italiano è fanno, è plurale il verbo, in francese rimane impersonale alla terza singolare, fa 25 gradi. Il fait 25 degrés. Poi, il y a, vi ho messo un il y a che avevate visto alla lezione 4, che vuol dire c'è. Alcune parole le riprendo, tanto per ripassare le preposizioni articolate fatte alla 22, alla lezione 22. Il y a du soleil, cioè del sole. I francesi tendono a dire c'è del sole, è più corretto che non c'è il sole. Se dite il y a le soleil può andare bene, ma è più corretto du soleil. Stessa cosa per la pioggia, il y a de la pluie. C'è vento, il y a du vent, c'è del ghiaccio per strada. Il y a du verglas, il y a des orages, ou bien il y a des averses, ci sono dei temporali, degli acquazzoni, eccetera. In blu ho messo il richiamo alla lezione 22 per l'appunto sulle preposizioni articolate, che è piuttosto importante. Quindi oggi una sfilza di parole, una sfilza di lessico, ok? Che vi invito a leggere tante volte, a cercare di approfondire, migliorare e allenarvi sulla pronuncia. Aggiungete le parole rosa alla lezione 6, così ci sono dei verbi in più, e poi avrete imparato un argomento nuovo, un argomento in più. Questa di oggi era lessico, e anche même la prochaine fois, nous faisons du lexique, le lexique des vacances, je crois. Alors la prochaine fois, non, la prochaine fois, nous faisons encore du lexique pour faire des dialogues. Et la fois d'après, à la leçon numéro 30, nous faisons le lexique des vacances. L'hôtel, le camping, etc. etc. D'accord? Donc à bientôt.